Ehi, hey, ciao, benvenuto al terzo video del mini training gratuito su come risparmiare fino al 90% dal dentista grazie al policlinico che abbiamo realizzato nel paese più economico d'Europa. Innanzitutto grazie per i 1000 messaggi ricevuti, per le mail, sono veramente felice di aver contribuito a così tante persone. In questo terzo video entreremo ancora più nel dettaglio e vedremo esattamente qual è la strategia che ha permesso a più di 2000 persone di risparmiare oltre 30.000 euro dal dentista. Io sono dottor Palmas, un dentista italiano specializzato in turismo dentale, attivista in Moldavia, esperto nelle cure transfrontaliere in Europa. Un diritto sancito persino dalla direttiva UE numero 24 del 2011, il diritto per il paziente di potersi curare dove vuole, dove può evitare di rinunciare alle cure o accendersi un prestito insolvibile con una banca. In questo video partirò proprio nel presentarti le 29 fasi del sistema che con la mia squadra abbiamo creato, da seguire passo passo, che ti spiegherò alla lavagna e partiamo. Abbiamo messo tutto l'elenco dei vari passaggi che il paziente deve seguire nel protocollo studiato appositamente per ridurre i rischi in caso di turismo dentale. Prima di tutto viene assegnato l'appartamento, diamo cellulare e la mappa della città, presentiamo la clinica, il dipartimento logistico, che è quello dove ci troviamo adesso. Dopodiché avete il vostro assistente di clinica che si occupa di orientarvi a quello che è il percorso di cure più adatto a voi. Con lui parlerete. Tanto parlerete con lui, mi raccomando, almeno 24-48 ore. Noi dobbiamo parlare con i pazienti prima di iniziare le cure, perché se non sappiamo quelli che sono i vostri obiettivi, i vostri desideri, rischiamo di fare un ottimo trattamento, ma non è quello che volevate, quello di cui avevate bisogno. Dopodiché viene analizzato soprattutto il problema del paziente. L'errore più comune che fanno i pazienti quando fanno turismo dentale è mettere al centro il prezzo. No, al centro bisogna mettere il problema. Poi dal problema dipende il tipo di trattamento e infine il prezzo. Possiamo bilanciare il tipo di trattamento in base al prezzo, ma il trattamento dipende dal problema che avete. Ed è importante che ci rispondiate ad alcune domande su qual è il vostro problema, come avete perso i denti, cosa pensate di sapere dei vostri denti, come li curereste voi e infine qual è il budget. Dopodiché bisogna sapere la differenza che c'è tra budget e quotazione. Molti pazienti pensano che quello con cui arrivano è un preventivo finale. No, quella è una quotazione. Una quotazione è praticamente quelle che sono più o meno le cose che si potrebbero fare, quelli che sono i nostri prezzi, ma il preventivo viene sempre dopo una diagnosi. Molti pazienti dimenticano questo, che una diagnosi corretta è mezza terapia, ma il preventivo dipende dalla terapia. Se non si fa la diagnosi non si può fare un preventivo. Come chiamare il vostro elettrauto che sta in Italia, descrivergli quello che è il problema, l'elettrauto vi dice più o meno cosa può essere, vi manda un preventivo di 2000 euro. Poi arriva dall'Australia in Italia, guarda la macchina, ha messo i suoi strumentini per verificare e dice no, in realtà il problema è semplicemente questo fusibile, non costa 2000 euro. Allora a questo punto voi sareste obbligati a pagarlo 2000 euro per un fusibile. Il problema nasce dal fatto che non era stata fatta una diagnosi. Per fare la diagnosi occorre raccogliere tanti dati. Vi verrà assegnata un'assistente in clinica che parla italiano e che lavorerà in squadra con un dottore specifico che vi verrà assegnato. Verrete poi visitati, si raccoglieranno gli esami, la TAC 3D, la panoramica, si faranno esami ulteriori, quali denti mancano, quali si muovono, quali fanno male, c'è sanguinamento alle gengive, c'è diarrea, il paziente fuma, vediamo l'anamnesi, che tipo di storia clinica ha il paziente, ha preso farmaci, tutta questa raccolta di dati. Si verificano e si annotano le criticità. Quali sono le cose veramente critiche che un paziente presenta? Per esempio, paziente che prende farmaci per l'osteoporosi, paziente che ha preso bifosfonati, paziente che fuma, paziente cardiopatico, ipertensivo, paziente che ha già avuto dei rigetti, paziente che ha avuto già degli impianti dentali che sono andati male, che dobbiamo togliere, che quando togliamo ci sarà una voragine, oppure pazienti che hanno un osso non solo che è basso, ma che è anche sottile. Sono tante le criticità ed è importante saperle prima di partire. Immaginatevi raggiungere l'America in barca a vela, senza avere un'idea delle previsioni meteo. Sarebbe un pochino come attraversare una strada a quattro corsie e bendati.
La sola TAC non è sufficiente, bisogna anche fare un esame obiettivo e capire quali sono i rischi. Poi con i rischi noi decidiamo se un paziente è da codice rosso, codice arancione o codice verde. Un paziente che fuma, ha assunto bifosfonati, un paziente che non sa di avere un problema grave, un paziente che ha un budget basso di 2.000 euro, un paziente che pensa che fare i denti artificiali sia uguale a riavere i denti naturali, noi stiamo mettendo in bocca materiali artificiali che non c'entrano nulla con la natura, quello è un paziente che neanche iniziamo a curare perché presenta un elevato rischio di recensione negativa perché il paziente non capisce che non possiamo fare i miracoli. Qual è il trattamento più sicuro? Il nostro è il policlinico specializzato nelle cure più complesse della bocca. Più sicuro significa che il paziente non butta i soldi, significa che il paziente non deve tornare dal dentista a fare altri lavori, ma solo a fare la pulizia dei denti. Il nostro obiettivo è far uscire il paziente dalla spirale del dentista, non deve più avere bisogno del dentista se non per fare la pulizia. Avere dei denti magari in resina, in plastica, non è sicuramente un trattamento sicuro. Avere un trattamento sicuro significa avere abbastanza impianti dentali che sul lungo termine il paziente, nel caso della perdita di uno o due impianti, non deve comunque tornare dal dentista. Lavori insicuri per me sono i lavori con quello su quattro impianti, oppure i lavori fatti con la resina. La resina è plastica fondamentalmente, i denti di plastica si comportano in maniera differente dai denti in pecton oppure in ceramica. La scelta della chirurgia dipende poi dal problema del paziente. Noi non possiamo fare la stessa chirurgia su tutti i pazienti. Ci sono malattie diverse, problemi diversi, quindi chirurgie diverse, i materiali vengono scelti in base ai desideri del paziente. Le tempistiche dipendono dallo stato di gravità del paziente. Ci sono pazienti che devono ricostruire l'osso e devono tornare 3-4 volte. Pazienti che l'osso è perfetto, situazione semplice, bastano due volte, una volta sola in genere quando è solo protesi. Dopodiché c'è la scelta finale del trattamento. Il paziente sottoscrive i nostri consigli e sconsigli che gli abbiamo dato e si prende l'appuntamento per iniziare le cure. Lì iniziano tutte le cure. Dopodiché vi verrà dato il ghiaccio, i farmaci, le istruzioni di ciò che dovete e non dovete fare, gli appuntamenti successivi quando dovrete tornare al policlinico, dopodiché una cartellina con radiografia prima, dopo e tutti i passaporti implantari e il corredo del paziente che si porta in Italia, le radiografie pure che vi serviranno magari nel caso di permessi per malattia per attestare i lavori che avete fatto. Check out, ricordatevi di restituire il cellulare, la chiave dell'appartamento e aprite la recensione Facebook con il materiale che avrete filmato e registrato, quello vi difenderà tutti gli anni prossimi. Aggiunta su Facebook del gruppo SOS Aftercare, vi aiutano i ragazzi in logistica, ricordate di farlo prima di partire. Protocollo Aftercare, ovvero tutte le istruzioni su cosa fare e non fare in caso di problemi quando sarete in Italia, e date uno sguardo al video che vi faremo vedere, vi arriverà anche sulla mail, un occhio sulla mail, perché vedrete tutto quello che è importante fare dopo aver curato. Vi ho illustrato quello che è il sistema che permette di fare turismo dentale, quello che ci ha differenziati questi anni rispetto alle altre 400 cliniche che fanno turismo dentale. Vi ricordo che noi abbiamo anche scritto 2 libri sul turismo dentale, sappiamo di cosa parliamo. Significa avere la possibilità di risparmiare i soldi, invece se non si segue questo protocollo al 90% correte il rischio di avere problemi e buttare i soldi. Per questo abbiamo studiato questo sistema questi anni. Vi farò vedere adesso invece quelli che sono i Big Five, che sono il nostro punto di forza, quelli che sono gli aspetti fondamentali da prendere in considerazione prima di partire con i lavori per fare veramente centro con gli obiettivi del paziente e gli obiettivi della terapia. C'è un 20% di domande che se noi ci fossimo fatti prima di iniziare avrebbe condizionato l'80% dei risultati che avremmo ottenuto. E le domande che qualsiasi paziente, qualsiasi equip dovrebbe farsi prima di iniziare un caso, perché eviterebbe di avere problemi nell'80% dei casi, che se non fatte possono veramente portare alla deriva al paziente in una serie di eventi o situazioni che complicano il turismo dentale che sta facendo il paziente. Al primo posto vediamo la situazione di partenza del paziente. Se viene saltato questo punto è molto probabile
che l'equipe sottovaluti il caso, lo tratti come un caso semplice quando in realtà era un caso veramente difficile. Per capire la situazione di partenza del paziente occorre fare tutta una serie di esami, saper pianificare, analizzare la situazione, pianificare appunto gli interventi da fare. Al secondo posto troviamo la complessità del trattamento, è un qualcosa in cui noi ci siamo specializzati, ovvero noi andiamo a fare tutta una somma di fattori e alla fine salta fuori un livello di difficoltà del caso che ci fa classificare il caso come un caso veramente complesso, un caso mediamente complesso o un caso facile. È giusto che il paziente prima di fare la chirurgia conosca il livello di complessità dell'intervento. Un paziente può pensare che il suo caso è semplice quando in realtà ci troviamo di fronte a un tipo di chirurgia che è estremamente complicata e che può dare magari una su due delle complicazioni. È giusto che il paziente questo lo sappia, che il chirurgo e l'equipe prima di iniziare il caso abbia sott'occhio quella che è la complessità del caso. Desideri raggiungibili oppure sono desideri irraggiungibili? Noi proponiamo tipi di materiali diversi perché se un paziente desidera estetica non possiamo raggiungere estetica per esempio col metallo ceramica, se un paziente desidera una dentatura robusta perché vuole mangiare è difficile fare zirconio sopra quattro impianti dentali, si romperanno quei denti. È fondamentale analizzare quello che è l'obiettivo del paziente prima ancora di iniziare. Voi immaginate come essere dal parrucchiere. Il parrucchiere fa quello che è il miglior taglio di capelli, che lui pensa che è il miglior taglio di capelli per noi. Quanto è probabile che quel taglio di capelli a noi non piaccia? Ecco, questo qua è il terzo punto, ovvero bisogna parlare col paziente. Il 95% dei problemi sono basati sulla carenza di comunicazione. Al quarto punto, prima ancora di iniziare, sapere quanti rientri deve fare il paziente e quanto è lontano il paziente dal nostro policlinico. Un paziente che vive in Sardegna è diverso da un paziente che vive a Roma, un paziente che vive in Sicilia è più complicato rispetto a un paziente che vive a Milano perché deve fare uno scalo per tornare. Se in più si trova lontano dall'aeroporto, questo va analizzato prima ancora di iniziare per dire fai attenzione perché noi è vero che ti curiamo e facciamo di tutto per fare il miglior trattamento, però in caso di problemi sappi che comunque potresti avere delle difficoltà. All'ultimo posto, ma non per questo il meno importante, abbiamo potuto realizzare, potremmo realizzare il miglior trattamento con il budget del paziente? Se il budget è troppo ristretto sappiate che difficilmente il policlinico potrà offrire un trattamento performante sul lungo termine, infatti quelli si chiamano trattamenti top di gamma, parliamo di impianti premium, di lavori fatti al CAD CAM, digitali, fatti con insomma tutte delle tecnologie che ci permettono di abbattere i rischi di malfunzionamento dei materiali imperfetti sul lungo termine. Questi erano i Big Five, gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione, le 5 domande che ci abbattono dell'80% il rischio di avere problemi durante il turismo dentale. Bene, in questo video abbiamo visto la mappa che permette al paziente di risparmiare veramente fino al 90% senza rischiare di buttare i suoi soldi. Abbiamo visto come questo percorso ti possa portare a spendere delle cifre abbordabili senza doverti indebitare con una banca. Abbiamo anche visto i Big Five, gli elementi invisibili che realmente fanno la differenza nell'approcciare un trattamento complesso. Spero vivamente di aver contribuito a cambiare il tuo modo di pensare rispetto al dentista e al turismo dentale. È arrivato fin qui, ti posso assicurare che ne sai sicuramente più del 99% di molti pazienti e di molti promotori del turismo dentale. Nei prossimi giorni riceverai la possibilità di poter far analizzare il tuo caso, la tua radiografia. Se non ne sei ancora in possesso, ti consiglio di prendere appuntamento dal tuo medico di base e farti prescrivere una radiografia che potrai eseguire in un qualsiasi centro radiologico convenzionato. Avrai così la possibilità di sapere quanto potresti risparmiare curandoti all'estero. Ok, per questo video è tutto, ma prima di andare via ti chiedo di fare 3 semplici azioni. La prima è, se non l'hai ancora fatto, ti invito a firmare la petizione promossa dal nostro policlinico a favore del dentista europeo gratuito. Lasciaci il tuo feedback, facci sapere qual è il tuo problema e raccontaci qui sotto la tua esperienza. In fondo a questa pagina avrai la possibilità di commentare col tuo profilo Facebook. La terza e ultima azione che ti chiedo di fare è, infine, se conosci qualcuno a cui questo video potrebbe aiutare, fagli avere questo link
avrai indirettamente contribuito alla sua salute oltre che al bilancio familiare. Grazie per il tempo che mi hai dedicato e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.